Mi scrive Francesca e mi dice: Robin, tu giustamente parli spesso di credibilità, fiducia, dici che sono la valuta corrente di chi lavora online. Ma io come faccio per riconoscere chi è credibile, affidabile, da chi invece non lo è, guardando quello che posta e pubblica online? Cosa posso dire? Cosa posso suggerire? Qual è la mia esperienza? Numero uno, guardo a se fa delle sparate, se fa delle promesse. Chi parte un po' così da venditore di pentole già mi mette sul chi va là. Numero due, mi fido di chi mi dà dei fatti, dei numeri, delle prove, mi fa vedere degli esempi, non di chi mi dà delle belle frasi, spiega bene le cose, mi dà delle citazioni di grandi scrittori, però poi dopo non mi fa vedere degli esempi concreti di quello che lui dice, delle cose che mi consiglia di fare, delle strategie che mi consiglia di seguire. Numero 3, non usa trucchetti di nessun tipo, non fa il furbo, non fa il paravento, non fa furbate di nessun genere per cercare di ottenere più riscontro. Ma i due elementi più importanti da cui veramente riesco a valutare quanto una persona ha spessore, peso, che sia online o offline: uno, si prende la responsabilità delle cose che fa, dei casini nei quali si trova, dei successi, ma anche delle sconfitte a cui va incontro, è in grado di pubblicamente riconoscere i suoi errori, ammettere i suoi sbagli e anzi girarli a suo favore come opportunità per apprendere e condividere esperienze utili per tutti? Due, si dà da fare per creare sistematicamente dei contenuti di valore veramente speciali, non come fanno il 95% delle persone, delle aziende che pubblicano online articoli, 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 recensioni, interviste e poi ancora articoli, tutti uguali fra di loro? Se qualcuno che fa qualcosa di speciale, che si spinge oltre, che scrive, raccoglie, organizza, mette insieme informazioni in maniera memorabile, che tu non trovi 10.000 altri esempi dello stesso tipo di cosa, per me quella è una persona credibile, è una persona di valore. Vuoi che sia un marchio, un brand, un consulente, un coach, non ha importanza. Se ci mette il nome e cognome, se ci mette la sua faccia, se non fa promesse per aria, mantiene quello che dice, dà prova e dimostrazione delle cose che suggerisce di fare, ammette i suoi errori, si prende le responsabilità e crea contenuti di valore, per me quella è una persona, un sito, una pagina, un marchio, un brand credibile.